Siamo al Palbani sotto la curva 9, siamo con tre mastini di famiglia, Marcello, Pietro e Francesco Borghi. E a Varese ci sono state grandi famiglie di sportivi, ci sono stati tre fratelli Pellegrini nel calcio che hanno giocato in Serie A, hanno giocato nella Roma, nella Samp, nel Verona, e questi tre fratelli nell'ultima partita dei mastini hanno segnato tutti e tre un gol con la maglia della stessa squadra nella città in cui sono cresciuti. E quindi chiedo, partendo da Marcello, qual è stato il gol più bello? Ma il gol più bello direi quello di Pietro, dai, ne fa pochi, quindi diamoglielo a lui. Pietro, qual è stato il gol più bello? Il mio. Secondo me è stato quello di Francesco, che ha buttato giù anche la borraccia lui è più piccolino, quindi è il suo. Diamo la soddisfazione. Okay. Sono quasi le 22, ecco, vi chiedo, stamattina a che ora vi siete alzati? Io alle 6 e mezzo. 7 e un quarto. Io alle 6. Cosa avete fatto prima di venire qui? Sono andato in palestra e poi lavoro. Lavoro dove? A Milano. Io lavoro anche io a Milano e anche io giornata di lavoro fuori Milano, in un'azienda fuori Milano. Perfetto. Vi chiedo anche quest'anno qual è il vostro obiettivo e dove possono arrivare i mastini. L'obiettivo penso che sia fare il meglio possibile. La nostra filosofia è quella di prendere una partita alla volta. Sappiamo che abbiamo grandi possibilità quest'anno, ma sicuramente dobbiamo rimanere coi piedi per terra. Sappiamo che ci sono tante squadre ben attrezzate in questo campionato, ma faremo il massimo per raggiungere i migliori risultati possibili. Idem, appoggio tutto. Adesso siamo partiti bene, il campionato però è molto lungo. E come ha detto lui, l'importante è giocare una partita alla volta e non montarsi la testa e continuare così come abbiamo iniziato. Sì, esatto, penso che come squadra ci siamo, con i nuovi arrivi il gruppo si è creato bene, e però dobbiamo cercare appunto di non montarci la testa e continuare a lavorare duro per affrontare partita per partita, cercando di ottenere il massimo da questa stagione. Voglio anche sapere, è vero che esiste una chat di famiglia, che è arrivato un messaggio dopo che avete segnato tutti e tre un gol nell'ultima partita? Sì, sì, è vero, tutto vero, come ha detto Pietro, che parla un po' troppo. Sono arrivati dei complimenti? E... Sì, sì, no, arrivano sempre i complimenti, dai, soprattutto quando fa col Pietro, che succede spesso. E da chi sono arrivati i complimenti? Dalla Milena, papà mi sa che dormiva. E chi è la colpa o il merito se giocate tutti e tre a hockey? Credo del papà invece questa volta, che è Claudio, che era appassionato quando studiava a Milano, seguiva l'hockey a Milano, e quando ha scoperto a Varese la presenza della squadra ci ha portato a provare, e da lì non siamo più tornati indietro. L'anno scorso i mastini avevano dai 200 ai 400 spettatori, quest'anno nelle ultime tre partite dai 600 agli 800. Tu, Marcello, di grande pubblico te ne intendi, avevi una delle curve più calde d'Italia che ti fa per te. Cosa pensi di questo pubblico che finora vi sta seguendo, che tra l'altro sono all'inizio? Ah sì, no, quello è sempre bello, sia per noi che siamo su ghiaccio, sapere che abbiamo la curva piena, ma soprattutto per l'atmosfera, anche per la città, penso sia importante avere una tifoseria così calda, e sia sempre bello per la gente che viene qua a vedere le partite essere accompagnati dai cori della curva. Okay. Mi chiedo anche un'altra cosa, cioè... a inizio ottobre, dopo aver vinto la partita più bella del campionato, avete posato in spogliatoio con un cartello dedicato a una persona, che è una grande persona, che in questo momento sta giocando la partita più importante anche della vostra. Sì, ecco, sì, abbiamo saputo che sta migliorando, quindi siamo tutti molto contenti e felici, e non vediamo l'ora che possa tornare qui insieme a noi a urlare al suo microfono. Stiamo parlando di Paolo Capobianco, storico speaker dei mastini, quindi se devi fare un augurio anche tu a Paolo. Niente, Paolo, gli ho già fatto l'augurio prima dell'ultima partita qui in casa, che era in videochiamata con un tifoso, e l'abbiamo salutato tutti prima di entrare sulla pista. Certo. Io sì, anch'io gli auguro il meglio, e non ho ancora avuto la fortuna di giocare con lui a urlare, quindi spero che torni presto. Grazie. Francesco si sposa l'anno prossimo.